Lentella pareggia la sua prima gara giocata davanti ai propri tifosi, pareggia 1-1 contro l'Ancona di Marco Donadel. Grande prestazione dei dorici quest'oggi allo stadio comunale di Chiavari. Gennaro Volpe inizia la stagione con un solo punto, andando sotto nel punteggio. Al primo tempo molto meglio l'Ancona dell'Entella, partita che è iniziata subito con la squadra di Donadel in questa occasione tra i piedi di Cioffi. Bene Victor De Lucia in uscita, ancora Ancona dopo 7 minuti, pallone fuori per Basso, questa la sua conclusione, la battezza fuori ancora una volta De Lucia. Punteggio ancora sullo 0-0. Questa è la prima occasione per l'Entella. Zamparo tocca per Peterman, due tocchi, al terzo conclude. Perucchini ci mette le mani, per un attimo non mette in porta la palla. Dall'altra parte l'Ancona risponde alla mezz'ora, sempre con Cioffi, palla d'esterno deliziosa per Basso che calcia male e la palla finisce sul fondo. Punteggio che non si schioda, Mancona che risponde, presente. Altra occasione della squadra di Donadel, palla di Cella per Paolucci che calcia alto, altra occasione sprecata. Tomaselli dal limite dell'area appoggia per Mosti che lascia ancora una volta Peterman, questa volta il piattone dell'ex Foggia è troppo aperto e la palla finisce alta di molto sopra la traversa. Secondo tempo che inizia con l'Entella che parte subito forte, sgasa sulla fascia di Santo che la mette dentro per il tacco di Zappella, colpo debole del numero 13 e pallone bloccato facilmente da Perucchini. Ancora Entella, questa volta con Manzi che lascia Mosti, se la sposta sul mancino, il 98 conclude, palla che esce non di molto sopra la testa di Perucchini. Si affaccia l'Ancona, si affaccerà l'Ancona più tardi, intanto la Virtus continua ad attaccare, questa volta con un'azione combinata tra Tomaselli e Tascone. La conclusione del 17 però è centrale. Al 59esimo ancora Tomaselli, sgasa sulla fascia, cade in area, contatto dubbio. Per Crezzini non c'è nulla. Adesso un altro contatto non fischiato da Crezzini, l'Ancona riparte in contropiede con Nador che vede Cioffi che pesca dentro l'area con molta intelligenza. Spagnoli freddissimo sotto porta col destro, batte Victor De Lucia, ancora avanti dopo un'ora di gioco, ma il tandem Cioffi-Spagnoli sembra fare sul serio in questa stagione. Deve rispondere la Virtus e lo fa con Peterman che va in avanti, poi lascia il compito a Meazzi, subentrato da qualche minuto, lascia andare il destro che colpisce la traversa, letale. Questa conclusione di Lorenzo Meazzi, super gol e primo marcatore dell'Entella nella stagione 2023-2024. Esplode lo stadio comunale di Chiavari, ancora Entella a un quarto d'ora dalla fine. Di Santo pesca dentro l'area con un pallone splendido, dall'altra parte Corbani che si divora sotto porta il gol della rimonta. Allora si affaccia l'Ancona a 10 dal termine, colpo di testa di Manzi, su pressing di Energe si complica la vita il centrale di difesa, il 10 colpisce palo, poi a mangiarsi il gol questa volta è l'Ancona con Spagnolo che tira alto nel recupero. La punizione di Di Santo, l'ultima occasione di questo match, finisce 1-1 tra Virtus e Entella Ancona, un pareggio che va stretto entrambe, un punto, il primo punto della Serie C 2023-2024 per i chiavaresi e per i dorici.